La barzelletta di Ceppo. Ascolta bene questa, Ignazio. Yes. Allora, Gesù torna sulla terra e si apre un ambulatorio medico. Certo. E il primo giorno in sala d'attesa, già tutto piano dei vecchi, no? Tutti che si chiedono come sarà sto nuovo dottore, no? Dopo un po' si spalanca la porta, si affaccia a Gesù, fa così: avanti il prossimo! Entra un signore sulla sedia a rotelle. Come entra e gli fa: dottore, ha un mal di gola fastidioso. Come dice così, Gesù interrompe e fa così: ma lei non può camminare? E questo gli fa: sì, veramente dalla nascita, ma c'ho sto pizzicore alla gola. Silenzio, gli fa: alzati e cammina. Allora questo gli fa: sì, dottore, ma c'ho sto pizzicore alla gola. Ho detto silenzio, alzati e cammina. E il paziente incredibilmente si alza in piedi, saluta il dottore e se ne va. Come apre la porta che rientra dentro la sala d'attesa, altri che stanno aspettando, altri vecchietti, gli fanno: oh, allora, com'è sto nuovo dottore? E questo mentre se ne va gli fa così: è come tutti gli altri, manco mi ha visitato. No. La sveglia dei gladiatori. La sveglia dei gladiatori. Dimensione suona Roma. Siamo in ospedale, c'è un paziente nel letto. A un certo punto gli si avvicina al dottore e fa così: signor Giovanni, le comunico che lei domani verrà trasferito in un altro ospedale. Lo so, guarda e fa: ma perché, mi sono aggravato, dottor? No, ma qui rompi il cazzo a tutti. Siamo in farmacia, si spalanca la porta, entra una bionda tutta avvenente, arriva al bancone e fa: mi scusi dottore, avete preservativi doppia XL? E il dottore fa: certamente signora. E allora mi metto qui, aspetto per vedere chi si compra. È sera. Due amici stanno passeggiando per un quartiere, a un certo punto girano un angoletto buio, esce un malvivente col coltello e fa: fermi, datemi tutto quello che c'avete. E il primo tira fuori il portafoglio tremando, lo apre, dentro non c'ha niente, né contanti né soldi. E il secondo tira fuori il portafoglio, c'ha 100 euro. Gli tira fuori, se guarda l'amico suo, gli fa: ah, questi sono quei 100 che te dovevo. Due amici decidono di andare a giocare a tennis. A un certo punto stanno nelle spogliatoie prima della partita, si stanno spogliando per cambiarsi, no? Uno dei due si leva la camicia e sotto porta il reggiseno. L'amico suo gli fa: scusami, ma da quanto porti il reggiseno? E da quando mia moglie mi ha trovato in macchina. La sveglia dei gladiatori. Paura, eh? Il ritmo della capitale. La barzelletta di Ceppo. C'è un tizio che tutte le sere torna a casa ubriaco. E c'è la moglie che sta cosa non la sopporta più, no? Allora la sera decide di fargli uno scherzo. Come il marito rientra con il barcollante, la moglie si mette un lenzuolo addosso. Come il marito entra al salone, lei arriva davanti e fa così: wow, sono il diavolo! E questo ubriaco si guarda e fa: ma davvero? Allora siamo parenti, io mi sono sposato con tua sorella. La sveglia dei gladiatori. Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. La barzelletta di Ceppo. Un tizio entra dentro un negozio di animali, no? Arriva al bancone, il commesso gli fa così: buongiorno, prego, mi dica come posso aiutarla. Allora fa: guardi, buongiorno, e posso cortesemente avere, allora mi accorrono, 6 topi, 13 ragni, 23 scarafaggi e un bel sacchetto di vermi. Il commesso fa: guardi, mi scusi se le faccio questa domanda, io gestisco questa attività da 20 anni, ma nessuno mai mi ha fatto una richiesta del genere. Posso chiedergli a cosa le servono? No, ma guardi, è una sciocchezza. Vede, la prossima settimana mi scade il contratto d'affitto e il padrone di casa è stato perentorio, mi ha detto: mi raccomando, a ridamme casa come te l'ho data io. La sveglia dei gladiatori. Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. La barzelletta di Ceppo. Siamo in un praticello. Ci sono due amiche coccinelle che stanno camminando, no? Sì. E parlano del più e del meno. Carine. A un certo punto passano davanti a un bozzolo. E una delle due comincia a guardarlo incuriosita, no? E gli fa quell'altra: oh, ma che è quel coso? Quello ti fa: boh, non lo so. Pensa che ieri sera ho visto che c'entrava dentro un bruco. Quello fa: boh, strana sta cosa. In quel momento il bozzolo si dischiude e da dentro al bozzolo esce una stupenda farfalla tutta colorata che vola via. Ah, prima si guarda e fa così: ah, ho capito che è. Fa che è? È il negozio dei tertaplani. La sveglia dei gladiatori. Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. La barzelletta di Ceppo. Studio dello psicologo. Entra una signora. Il dottore fa: prego, si accomodi, mi dica pure. La signora si guarda e fa così: dottore, ho il complesso di essere brutta. E il dottore si guarda e fa così: mi creda signora, lei non ha nessun complesso. La sveglia dei gladiatori. Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. La barzelletta di Ceppo. Due amici parlando, uno stanno parlando del più o del meno. A un certo punto uno gli fa: vabbè, tutto a posto, insomma. Oh, ma com'è che c'hai tutte le mani sporche? Voleva: ho accompagnato mia moglie alla stazione che è partita per le vacanze. Ho capito, ma perché c'hai le mani sporche? Perché ho carezzato tutto il treno.
sveglia dei gladiatori. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. La barzelletta di Ceppo. Siamo in classe, scuola elementare. Prima che suoni la campanella, la maestra assegna un titolo di un tema da svolgere a casa. Fa: allora bambini, domani mattina dovete portarmi tutti un tema. Il titolo è: cosa vedo fuori dalla finestra? Bello. Insomma, suona la campanella e vanno tutti a casa. E il giorno dopo rientrano tutti i bambini la mattina, tutti a consegnare il tema, no? Arriva pure Geppino, gli consegna alla maestra un foglio totalmente bianco. Ecco. La maestra fa: scusami, Geppino, ma come mai non hai scritto niente? Geppino gli fa: perché mia madre ha aperto le tapparelle. Sto bambino è limitato, però. La sveglia dei gladiatori. La sveglia dei gladiatori. Dimensione Suono Roma. È notte. In un grattacielo di una multinazionale tutto spento c'è solo un ufficio acceso. All'interno c'è una scrivania con la lampada, sopra c'è una pistola poggiata e davanti c'è un manager con la testa tra le mani che piagne. In quel momento si spalanca la porta, entra una vecchiascia brutta, sossa, piena di stragi, e fa: fermo! Quello gli fa: no, lasciami stare. Mia moglie mi ha lasciato e non mi fa più vedere i ragazzini. La mia amante mi ha lasciato e il marito ci ha scoperto e ci vuole ammazzare tutte e due. Domani mattina viene la finanza e ci stanno parecchie irregolarità. Lasciami stare, ma voglio ammazzare. Quelle fa: no, io sono la strega di mezzanotte. E se tu farai una notte di sesso sfrenato con me, te sistemo tutto io. Tua moglie la riconquisterai. La finanza non verrà a controllare e il marito dell'amante se la daranno per cavoli loro. Ma devi fare una notte di sesso sfrenato con me. Questo te la guarda bene, sta vecchia è proprio una merda sossa, brutta, con gli stracci addosso, però è più forte di lui. Pia accetta. Passano la notte insieme, poi lui stanco si addormenta. La mattina dopo, come apre l'occhio, si risveglia, se la guarda nel letto tutta sossa, incaccolata, mentre si rimette la camicia, gli è quasi da vomitare, gli fa: io la mia parte l'ho fatta, adesso tocca a te. Questa si gira con i denti gialli da dentro il letto, se lo guarda, gli fa: quanti anni c'hai? Lui fa: 35. E ancora credi alle streghe, sono la donna delle pulizie. C'è un tizio che sta tornando a casa. Quando sta proprio sulla soglia della porta, infila la chiave, sente una voce che arriva dal cielo che gli fa così: lascia tutto, vennete casa, svuota il conto in banca, vai a Monte Carlo e gioca tutto sul 9. Questo dice: ma questa cosa rimane un po' sbalordito questa voce, no? Però lascia fa. Ma questa cosa tutti i giorni si ripeteva, no? Lascia tutto, vennete casa, svuota il conto in banca, vai a Monte Carlo e gioca tutto sul 9. E questo mo, dopo una settimana che sente sta voce che viene dal cielo, ci comincia a credere. Che fa? Lascia casa, se la venne, va in banca, svuota tutto, pia i soldi, parte e va a Monte Carlo tutto eccitato. La prima sera arriva al casinò, arriva davanti al tavolo della roulette con sto mazzo di soldi in mano e se sente la voce da sopra gli fa: punta tutto sul 9. Lui si guarda il croupier e fa: tutto sul 9. Questo mette giù, fa partire la roulette, dà una schicca alla pallina, la pallina gira, 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 si ferma sul 13. Lui fa: oh! Alza l'occhio e dal cielo sente fa: cazzo, ci ha detto male. Siamo in un circo, si presenta un nuovo acrobata e fa: direttore, e sono venuto qui per proporle un numero eccezionale. Il direttore fa: sì, dimmi, che fai? Allora io salgo a 10 metri da un trampolino con 3 carpiati, faccio 2 capriole e mi infilo dritto dentro una bottiglia passando attraverso il collo. Quello fa: incredibile, ma come fai? Uso imbuto. Siamo dal gommista, c'è un tizio con la macchina, il gommista si avvicina e fa: come ha fatto a forare? E fa: sono passato sopra una bottiglia di whisky. Ma non l'ha vista? No, quello c'ha la vantasca. Siamo a bordo di un traghetto che sta all'interno di una burrasca in mare. Vento forza 10, mare forza 8. E c'è una signora sul parapetto della barca. A un certo punto uno dei marinai spalanca la porta. Prima: signora, non resti lì, un'onda potrebbe portarla via. Dietro c'è il signore, fa: fateli cassi tu e mi socera. Siamo alla stazione, una bionda molto elegante comincia a camminare e esce fuori dalla stazione. Ma come esce fuori incontra un carabiniere che fa: mi scusi signora, ma lo sa che lei potrebbe essere multata per atti osceni in luogo pubblico? Questa le fa: ma perché, scusi, ma non lo vede che c'ha tutto un seno da fuori? Questa le guarda la zina e fa: oddio, ho lasciato il ragazzino sul treno. Siamo su un treno. A una stazione sale a bordo un signore con due bambini piccoli in braccio, entra dentro uno scompartimento, si mette seduto e davanti c'è un sacerdote. E il sacerdote, come si guarda, e fa così: che carini, sono figli suoi? E quello fa: no. Ma come si chiamano? Guardi, non lo so. Ma sono maschi o femmine? Non so manco questo. Allora padre fa: mi scusi, ma lei sale su un treno con due ragazzini piccoli e manco sa di chi so? Quello fa: guardi, io faccio il rappresentante dei profilattici, sto tornando all'azienda, questi sono due reclami.
Nella sala d'attesa di un medico ci sono un signore con un ragazzo un po' più giovane, no? A un certo punto si spalanca la porta, esce il medico, li saluta e fa buonasera. Si gira e vede il ragazzo che sta tutto un po' sulla sua, no? Allora si gira verso quello più grande e fa: mi scusi, ma che cos'è il ragazzo? Quello gli fa: guardi, dottore, me lasci perdere. Stiamo a fine mese. A casa ho pagato la luce, il gas, il telefono, il Sky e la DSL. Ho pagato pure 4 multe. Sto mese ci ho avuto pure un matrimonio. Mi erano rimasti 20 euro dallo stipendio. Torno a casa, stanco morto dal lavoro, mi giro verso mio figlio e mio figlio gli faccio: senti, piasti 20 euro a papà, scendi e va a comprare la cassa di birra che se beviamo insieme stasera. Mio figlio che fa? Scende, va verso il supermercato, mentre sta per entrare passa davanti a un negozio di articoli per la casa, guarda in vetrina e c'era un stupendo vetro de Murano tutto lavorato, entra e con quei 20 euro non compra il vaso. Il dottore: ma no, io al posto suo gli avevo messo al culo. Ecco, dottor, ha visto che mo sa che c'ha.